Domenica 10 aprile siamo qui in Viale della Primavera, all'incrocio con la Casilina e a meno di 200 metri in linea d'aria da via di Centocelle 3, dove una decina di giorni fa c'è stata una voragine di ampie proporzioni che ha messo a repentaglio alcune palazzine. La CE è prontamente arrivata, ci sono un paio di macchine, di tecnici, un furgone con degli operai. La strada è stata chiusa e il traffico è impedito perché c'è una pattuglia della Polizia Roma Capitale dall'altra parte sulla Casilina a controllare. L'acqua scorre copiosa, probabile che dicono che sia una saracinesca dell'impianto, una valvola o una frattura. Qui tempo fa, lì al benzinaio lì all'angolo, circa due mesi e mezzo fa, abbiamo segnalato la realizzazione di un pozzo artesiano. Non so se c'è attinenza con quanto è successo oggi, ma non sappiamo neanche se ha avuto tutti i permessi, perché l'abbiamo richiesto all'assessore Veglianti, tutti i permessi necessari, essendo questo un sottosuolo molto ma molto particolare, pieno di cavità che possono sgrottare, abbiamo visto, nel raggio e nel tempo di pochissime giornate da un incidente tipo questo qui idraulico, come appunto è avvenuto in via di Centocelle 3, dove una perdita lasciata lì per una ventina di giorni, segnalata una ventina di giorni prima, non è stata riparata subito e è successo quello che è successo. Pertanto il territorio è un territorio fragile. Gli operai ci stanno preparando, non so se per calarsi, per fare delle verifiche, e vediamo cosa succederà. Certo è che questo è un territorio veramente che ogni giorno può fare delle sorprese. Chi è preposto dovrebbe intervenire velocemente e con professionalità. Mentre stavamo qui abbiamo visto che ci sono un paio di fognoli otturati che non ricevono acqua, ma questo si sa, ormai a Roma, nonostante i milioni di euro spesi per l'apparto, per i ripristini e la pulizia, non è successo praticamente quasi nulla. Tutti quelli che segnalai su via Casilina, lato stazione metro C, 10 pozzetti otturati da ghiaia, diciamo segnalati esattamente un anno fa, o più di un anno fa, con filmati e fotografie messe sui social network, e non è successo praticamente un beato figo. Lo segnalai anche all'assessore Marino durante una riunione presso il circolo del PD di via della Cicala. Beh, Cicala, forse ho sbagliato posto per segnalarlo. Qui Viale della Primavera, incrocio via Casilina, per oggi passo e chiudo nella speranza che non ci siano sgrottamenti, cioè voragini.